Buonasera da Modena, la prima uscita stagionale Ivan, l'11 giallorosso perde 3-1 con i canarini modenesi, una prima nota negativa della serata, non possiamo far finta di niente, una serata diciamo macchiata fin dall'inizio, dalla scomparsa non sappiamo i dettagli, ma insomma trattasi di un ragazzo della curva Fiesole, quindi noi approfittiamo per unirci al cordoglio di tutta la curva del settore ospiti, al quale cordoglio ha partecipato ovviamente anche il gruppo Ultras, che ha deciso di non diciamo di mantenere il silenzio per questa serata. Passando all'aspetto più propriamente sportivo calcistico, Ivan, cose positive e cose negative, sicuramente tante cose positive. Di negativo io onestamente ci ho visto poco, se non il risultato, ma tutto sommato giocavamo contro una squadra di Serie B pronta ad una settimana dal campionato, noi ancora in piena fase di preparazione, però tante cose positive. Elencacele, Ivan. Allora, sicuramente era una partita difficile perché insomma, appunto, per, come hai detto tu, una squadra di categoria superiore, il Modena, che giocava peraltro con l'11 più o meno titolare, mentre il Catanzaro aveva tantissime assenze, ne ricordiamo qualcuna, Iemmello, Sounas, che sono entrati poi nell'ultima parte di partita, e poi anche Martinelli, Fazio, Van de Putte, che abbiamo visto venire a salutare il pubblico, i tifosi giallorossi sotto la curva prima dell'inizio della partita, che si aggregherà alla squadra da domani. Il Catanzaro si è presentato con tante seconde linee e ha accusato sicuramente un ritardo di preparazione rispetto al Modena, e soprattutto il, diciamo, fisicamente si capisce insomma che il Modena è una squadra di categoria superiore, e forse anche tecnicamente, no? Perché Falcinelli, Tremolada, Dio davanti hanno, quando hanno spinto, hanno un pochino messo alle corde la nostra difesa, che mancava peraltro di tanti elementi. Le cose positive, sicuramente il piglio che ha messo il Catanzaro nella partita, nonostante sia stato un po' sfortunato, possiamo dirlo, perché ha preso gol dopo un minuto e al 45esimo del primo tempo, e ha preso il 3-1 forse nel momento migliore del Catanzaro, perché esatto, l'inizio del secondo tempo del Catanzaro è stato davvero brillante, con Berzotti e Rolando sulle fasce, era uscito Tentardini, autore del 2-1, e è entrato Berzotti con Rolando spostato a sinistra, che hanno davvero spinto sulle fasce, e abbiamo sfiorato anche il gol del 2-2 con Gatti. Insomma, un Catanzaro brillante che ci ha creduto. A un certo punto anche la curva, che è stata in silenzio, come hai ricordato tu, per tutta la partita, ci ha un po' creduto, no? I 311 tifosi giallorossi che anche il 31 di luglio hanno affollato il Braia sono stati testimoni di una buona partita. Note positive da parte dei nuovi, sicuramente Brighenti, una bella presenza al centro della difesa, che ha dato sicurezza, anche se chiaramente gli avversari erano di caratura superiore, quindi in alcuni momenti la difesa ha ballato. Positiva secondo me anche la prestazione di Verna stasera, la sua prima da capitano. Un po' in ombra probabilmente Cinelli, che tra l'altro ha giocato riscaldandosi per 20 minuti prima dell'inizio della partita, perché Pontisso ha avuto un affaticamento, e quindi non abbiamo visto anche questo nuovo innesto del mercato giallorosso. E quindi buone le prestazioni sulla fascia, buone combinazioni anche in attacco, abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo colpito un incrocio dei pali con Berzotti, anche Vasquez a qualche minuto alla fine della partita ha sfiorato il 3-2, sicuramente era una partita difficile da vincere, soprattutto dopo il gol al primo minuto subito. Una considerazione mia, che ho rubato tra l'altro ad un amico tifoso, quindi la voglio condividere. Ho visto un Modena che, forse da squadra di Serie B, squadra pronta al campionato tra 7 giorni, comunque da qualunque parte del campo tirava in porta. Noi tiriamo poco, stasera abbiamo tirato poco, quindi tu hai fatto menzione di una buona difesa con l'innesto di Brighenti, che sicuramente ha dato veramente sicurezza alla difesa, nonostante insomma la caratura tecnica degli attaccanti del Modena, un buon centrocampo, le fasce Berzotti e Rolando che si sono scambiati bene in attacco, però manca ancora
qualcosa, Ivan. Sì, ma anche il migliore di Mello sicuramente, che ha giocato solo 20 minuti, sì. Insomma, un po' corricchiando anche perché la partita poi sul 3-1 è andata, il Catanzaro sì. Ha un po' mollato, mancano sicuramente i ricambi. Abbiamo visto che Vasquez è entrato bene, ma pare sia sul piede di partenza. Cianci, come al solito, gran lavoro scuro di sponda, ma tanti palloni persi e poca incisività davanti, pochi tiri in porta. Gli attaccanti, come sappiamo, devono anche segnare. Ci stanno per chiudere le luci qui al Braglia, quindi noi vi salutiamo. Io voglio solo ricordare che oggi è il primo giorno di questa nuova stagione, ci vedremo nelle prossime settimane. Sì. Voglio ricordare che uscatanzaro.net inizia il suo 22° anno al fianco del Catanzaro e ci saremo anche quest'anno per tutta la stagione e vi rimandiamo per tutti gli approfondimenti sul sito. Perfetto, buona serata e grazie.